Quando la Madonna è apparsa lì a Rue de Bac, a Parigi, a Santa Caterina Labouré, quest'umile suora, è seduta su una sedia, c'è ancora lì la sedia, e dove Caterina mette le mani sulle ginocchia della Madonna e la Madonna gli fa coniare questa medaglia. Pensate che l'unica medaglia che è stata fatta coniare dalla Madonna, tutte le altre le abbiamo inventate noi con le immagini dei santi, eccetera. Questa l'ha voluta lei, con la sua immagine, con scritto Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi. Dietro, guardate che teologicamente esatta, dietro c'è la M, la Maria, sormontata dalla croce, Maria sotto la croce. La Madonna è sotto la croce. E poi la devozione ai due sacri cuori, al cuore di Gesù e al cuore immacolato di Maria. È stata chiamata miracolosa, sapete perché? Perché in quel periodo tutte le persone che la portavano venivano guarite dalla peste. E allora la gente di Parigi ha cominciato a chiamarla la medaglia miracolosa. La Madonna appare con le braccia, le mani spalancate, con dei raggi luminosi, dove da questi raggi uscivano alcuni spenti e alcuni accesi. Quelli accesi erano le grazie che aveva concesso, quelli spenti, quelle che non gli avevano chiesto. Approfittiamone, chiediamo alla Madonna la grazia della perseveranza nella vita cristiana, perché il mondo oggi ha bisogno di questo. Amen.